Nuvolari è basso di statura, nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg. Ecco, che cosa mi ha spinto a fare un altro libro è il discorso delle ciliegie che una tira l'altra. Questi libri dei motori sono tutti collegati perché questa storia dei motori è stata così. Personaggi, piloti, esperienze, progetti si sono sempre concatenati. Per la storia della Mondial non era ancora stato scritto un libro che la raccontasse, perché è una storia molto difficile, dove sono confluite intanto due realtà, perché la Mondial è stata costruita a partire dal 48 a Bologna, da un costruttore, progettista bolognese che era Alfonso Drusiani, che io con questo libro ho voluto portare alla ribalta perché di lui si era parlato molto poco finora, ma l'altra città era Piacenza, perché poi a un certo punto è intervenuto un finanziatore che era il conte Giuseppe Boselli, appunto piacentino, che aveva un'azienda comunque a Milano, quindi un'altra realtà ancora, ed era originaria la sua famiglia di Lodi, quindi questo per dare un'idea di come fosse anche un po' da questo punto di vista geografico ingarbugliata la vicenda. Poi soprattutto si sono avvicendate nella storia della Mondial tante esperienze motoristiche precedenti di Bologna, come la GD fin dagli anni 20, perché i motori della GD venivano fatti nell'officina Drusiani del padre di questo progettista, e poi la CM, e poi la MM, e poi alla fine del dopoguerra salta fuori questa Mondial che va a Faenza con il grande pilota degli anni 30 Francesco Lama. Nel 48 non vince, ma fa subito il giro più veloce. Un mese dopo questa motociclettina, una 125 quattro tempi, quindi un bialbero, mentre allora venivano le 125 fatte tutte e due tempi, sfida la pioggia, va sul rettilineo di Cremona e fa record del mondo. Un mese dopo vince il Gran Premio a Monza con Nello Pagani. Nella 49, l'anno dopo, parte il moto mondiale, vince il primo moto mondiale sempre con Nello Pagani. Nel 50 lo vince ancora con Bruno Ruffo, nel 51 lo vince per la terza volta consecutiva con Carlo Ubiali. Questa è la storia della Mondial, che poi è proseguita anche in seguito. Io mi fermo in questo libro al 52 perché è l'anno in cui Drusiani, per motivi di divergenza anche tecnica con Boselli, se ne va dalla Mondial e va a creare un proprio marchio che è quello della Comet. Poi ci sarà un secondo libro che prenderà in considerazione, lo sto già terminando, la storia della Mondial dal 52 al 57. E ricordo che poi dopo il 57 alla Mondial entrerà il nostro pilota e costruttore modenese Francesco Villa, che avrà un'esperienza importantissima nelle Mondial degli anni 60, due tempi, e che poi sul bagaglio di esperienze e di materiali della Mondial creerà in parte anche le proprie moto villa. Quindi è una storia questa che riguarda anche direttamente la città di Modena. Sono molto contenta di aver fatto anche questo libro, perché la grande soddisfazione è quella di portare finalmente alla ribalta questi personaggi che tanto hanno fatto, tanto hanno sofferto, tanto hanno dato e poi progressivamente sono stati dimenticati, addirittura nel caso di Drusiani prima ancora di essere stati scoperti. Quindi questa è una soddisfazione che mi ripaga di tutte le fatiche, che non sono poche, perché sì, esplorare strade di storia dei motori non battute da altri non è molto facile, si corre anche il rischio magari di poter sbagliare. Finora i risultati mi hanno dato ragione, quindi io proseguo così e sicuramente a breve ci sarà un altro libro. Il libro verrà presentato anche a Modena presso l'Officina Prato il 3 dicembre, un sabato pomeriggio alle 2:30, in un raduno dedicato a tutti gli appassionati, soprattutto modenesi. Poi ci sarà una presentazione ufficiale al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna il giorno 13 gennaio 2012 alle 5:30 del pomeriggio. Questa sarà un'occasione molto importante dal punto di vista proprio della ufficializzazione dei risultati, perché il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna è nato apposta per valorizzare la storia del lavoro della meccanica bolognese, e quindi c'è già tutto questo mondo dei motori in fibrillazione perché aspetta questo libro, che mi rende molto felice, ma anche sarà un pomeriggio molto interessante per chiunque vorrà venire. Sono più che contento, perché tutta questa cosa qui è vero, è una mia passione. E quando trovo qualcuno che la viene a visitare mi fa un piacere. La Manicardi è molto brava, perché anche il libro che ha fatto per me ha avuto un successo enorme. Quindi penso che anche quello lì che ho scritto sarà venduto bene. Non è aperto al pubblico questo qui è solo a invito.
è vero, io lo porto giù volentieri perché credo di aver fatto un bel lavoro e sono contento quando viene apprezzato. Telefono in magazzino 33 13 41 e mi passate sala, perché io al mattino dalle 9 alle 11 ci sono, il pomeriggio dalle 2 alle 5 ci sono. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.